שבת מקבלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה, שהמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, השם אחד ושמו אחד, השם ותפארת ולתהילה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. שלום a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Bereshit, approfondimento di alcune parole ebraiche della scrittura, in particolare riferimento al Vangelo della domenica, domani, quinta domenica di Pasqua. È il Vangelo in cui Gesù, nel suo discorso, afferma di essere appunto la via, la verità e la vita, è preceduto anche dalla frase che adesso andremo ad esaminare, cioè: io vado a prepararvi un posto, nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, io vado a prepararvi un posto. E mi soffermo su questa parola posto, che in ebraico è makom. Makom è un nome divino, è uno dei nomi divini, è il luogo santo, indica il santuario, quindi ogni persona diventa questo santuario visibile in cui dimora la presenza di Dio. In ebraico, alla lettera centrale, la kof, che collega un po' il mondo divino, con la mem, la sorgente di vita, con il mondo umano, con il nostro mondo, e quindi un po' riconcilia le acque che sono in alto con le acque in basso, e quindi è la vita divina che entra appunto nella vita umana, formando una sola cosa. Si può leggere anche come la vita cum dei risorti. Mem è segno di vita, quindi la vita dei risorti. Cum è il termine ebraico per designare appunto la risurrezione. Quindi Gesù ci sta preparando un posto nella vita stessa di Dio, facendoci passare mediante la sua stessa morte e risurrezione, che è la via che ogni uomo deve attraversare. E adesso ci soffermiamo sul termine via. Io sono la via, la verità e la vita. Ci soffermiamo in particolare su questo termine via e poi verità. Gesù è la via, dunque è il cammino, il comportamento per gli ebrei, il cammino che l'ebreo doveva seguire, l'alakà, che indica appunto l'essere guidati dalla luce della Torah. Ma la Torah, la legge e gli insegnamenti di Gesù invece è il cammino che lui stesso compie, non è più un insieme di precetti come quello della Torah, bensì la sua stessa vita diventa l'alakà, il suo camminare con gli uomini e le donne che ha incontrato. Ecco, in ebraico abbiamo queste lettere per indicare la parola via, derech. Derech è la prima lettera iniziale, la dalet, che è appunto la porta, resh il principio, la kaf finale, che indica un po' il seme divino. Tu dovrai attraversare dunque le tante porte per giungere al principio al principio divino che è in te, al principio della somiglianza divina che è in te. Al termine dunque delle generazioni, Dor, ricordiamo che con la Vav al centro, tra Dale e Teresh, Dor significa generazioni. Al termine delle generazioni l'uomo diventerà questo seme divino, seme cosmico. Questa somiglianza è proprio una somiglianza di tenerezza. La parola rach in ebraico è appunto tenerezza, dolcezza. Quindi è la via, quella porta che ci introduce nella tenerezza e nella dolcezza divina, per giungere a questa vita di amore e di tenerezza. È proprio la verità che sta al centro della frase ego sum via et veritas et vita. La veritas, che è al centro di questa frase, è un po' la chiave di lettura per poi procedere verso la vita eterna. La verità in ebraico è emet,
Alef, Mem e Tav, Emet, e appunto la matrice M è matrice, ma la matrice della Tav è il segno, particolarmente il riferimento al segno della croce, il segno del suo infinito amore per noi. Dio che entra dunque nella morte, Aleph, Dio che entra nella morte, morte, per portarci a una vita d'amore. Dunque la verità che cos'è? Come si chiedeva Ponzio Pilato davanti a Gesù. La verità è un'esperienza d'amore, se che solo chi l'ha vissuta può testimoniarlo. Quello che Gesù faceva durante la sua passione, stava entrando nella sua passione e morte, era l'esperienza dell'amore di Dio. Quindi la verità è un'esperienza d'amore verso cui tendiamo con le continue maternità M, per giungere dunque al parto del figlio che è in ognuno di noi, il figlio divino che è in ognuno di noi. Quindi fare esperienza della verità e fare esperienza appunto dell'amore, della maternità che è in ognuno di noi, che appunto genera il figlio attraverso appunto le sue morti e risurrezioni interiori. Bene. Alla prossima, shalom a tutti.